Quest'oggi siamo a Rocca Pietore, siamo venuti a trovare il sindaco De Bernardin che ci ha accolti nella sala consiliare, un luogo in cui insomma, si prendono le decisioni importanti del comune. Buongiorno. Buongiorno a Telebelluno, grazie per essere venuti. Siamo molto vicini a un luogo che purtroppo è stato così mostrato, no? In tutte le TV nazionali, avete avuto molta... Anche internazionali. Internazionali, avete insomma avuto molta... attenzione per un fatto sicuramente negativo che è quello della Marmolada, forse un episodio, no? Che ci ha ricordato quanto la montagna sia una specie di organismo alla sua vita. Ma quello che è successo il 3 di luglio è sicuramente una tragedia e qui se riescono magari a sentirmi anche familiari e amici delle vittime, porgo le mie, ancora una volta le mie condoglianze per quello che è successo. È una cosa che però rientra nella normalità, se vogliamo dire, perché quando frequenti la montagna oltre un certo limite, cioè vai a fare alpinismo, anche se lo fai in maniera corretta, in maniera educata e rispettosa, purtroppo l'imprevisto ci può essere. Quello è stato un imprevisto che è capitato all'orario sbagliato e nella giornata sbagliata. Se succedeva il giorno dopo probabilmente non ci sarebbe stato nessuno sotto quella frana. Ci ha portato ha portato un messaggio sicuramente sbagliato, perché sembrava che fossimo tutti chiusi. È passato il messaggio che il passo Fedaia era chiuso, che Malgaciapela non si poteva raggiungere, che la funivia di Malgaciapela e di Punta Serauta e Punta Rocca era chiusa. Lo è rimasta per 2 giorni in segno di lutto, ma poi ha riaperto in maniera regolare. Negli alberghi arrivavano disdette in maniera importante, insomma abbiamo avuto un contraccolpo anche economico notevole. Io il messaggio che posso dare e che prego tutti quanti di diffondere il più possibile con i mezzi a disposizione è che il territorio di Rocca Pietore è fruibile esattamente come lo era prima. Gli alberghi sono aperti, la stagione è partita, finora è una stagione calda anche qua da noi. 30 gradi, 31 a Rocca Pietore sono davvero una temperatura per noi inusuale, persino bella, nel senso che stiamo apprezzando, noi apprezziamo il caldo che magari giù è fastidioso, molto fastidioso, immagino chi è a 40 gradi. Noi qui di solito questi giorni siamo stati a 27, 28, 30, di notte va a 22, 23, quindi l'ideale per fare anche una vacanza, quindi invito proprio davvero tutti ad un messaggio che è assolutamente positivo. E poi insomma la montagna è montagna, no? Lo sa bene chi ci abita, è chiaro che non ci si può aspettare, cioè, sei comunque a contatto con la natura e anche la natura ha le sue bellezze e le sue sfide, no? Ma io vedo che il rischio zero non esiste da nessuna parte, basta accendere il telegiornale nazionale che riporta le notizie mondiali e chi ha l'incendio, chi ha la frana, chi ha l'alluvione, chi ha il terremoto, a me sembra che non è che ci siano dei posti che puoi dire sono sicuro, rischio zero non esiste, la montagna ha le sue problematiche, siamo sotto le montagne, abbiamo le strade che si inerpicano su per i villaggi più discostati, abbiamo le piante che possono cadere, tante cose che possono succedere, e Vaia ce l'ha insegnato, l'importante è prendere coscienza ed essere anche capaci di accettare questo, il montanaro lo ha fatto in passato, deve farlo anche adesso, c'è poco da fare. E la problematica è che chiaramente adesso ospitiamo tanti turisti, quindi bisogna anche essere in grado di affrontare delle cose, vedi l'altro giorno in riva al lago di Alleghe sulla sponda di Rocca, la frana che è scesa dopo una, chiamiamola bomba d'acqua, un evento importante insomma perché molto localizzato, l'abbiamo affrontato con la nostra consueta tenacia e stiamo sistemando. Adesso i servizi forestali interverranno con un'urgenza e cercheremo di sistemare anche questo. E diventa chiaramente impegnativo e difficile, ma lo stiamo facendo, io credo, dimostrando a tutto il paese, a tutta l'Italia, che è un piccolo comune sa reagire anche alle emergenze in maniera molto decisa. C'è una grande attesa per quanto riguarda i serrai, perché poi la riapertura
credo sarà un momento anche di un valore simbolico, insomma, importante. Per noi i serrai erano un indotto economico importante, prima di tutto, oltre che una bellezza naturale unica. Eravamo riusciti ad arrivare a visitatori, un numero di visitatori enorme l'estate 2018, fra il trenino e il pedaggio istituito da una delle mie dei miei precedenti mandati, quindi si pagava il biglietto per entrare anche a piedi o in bicicletta, avevamo raggiunto almeno 150.000 visitatori, quindi con un indotto importante, perché non tutti entravano nei serrai, ma c'era chi rimaneva fuori, le famiglie si dividevano magari, chi rimaneva nei negozi, chi andava a berci il caffè, insomma, cioè una cosa molto molto importante per la valle e per l'intero comune. Io credo che i tempi in cui i tempi che serviranno per sistemare i serrai erano previsti, io l'avevo detto subito, ci vorranno almeno 5 anni. Non ho detto ci vorranno 2 anni, ci vorranno 5 anni. Quindi già nel 2018 mi ero reso conto che fino al 2023 purtroppo i serrai li avremmo avuti chiusi. E quello più o meno è il tempo che ci vorrà. Io credo 2023, primavera 2024, dovranno riaprire e sarà una grande giornata per Rocca Pietra, per le Dolomiti e soprattutto per questo enorme indotto che ci porteranno di nuovo, perché saranno ancora più visitati. Questo, quindi se abbiamo un po' di pazienza, torneranno. E ci sono altri cantieri poi anche disseminati nel territorio, no? Questi chiaramente possono anche dar fastidio al turista, perché iniziano magari a un orario presto la mattina, cominciano a fare rumore, ci sono anche magari dei lati negativi, però io credo che lo stesso turista vede il movimento che c'è di mezzi, cantieri e opere che si sono fatte. Ieri parlavo con una coppia che viene da tantissimi anni qua a Rocca Pietore, e mi hanno detto, una voce così non esperta e da turista proprio, mi hanno detto: avete fatto tantissimo lavoro, tantissime cose, abbiamo visto il territorio cambiato e sta ritornando quello di prima, se non meglio. Mi ha fatto piacere, perché al di là delle critiche poi che noi stessi ci facciamo dentro, e perché vediamo i cantieri che non... magari qualcuno è fermo, adesso c'è l'aumento dei prezzi delle materie prime, difficoltà a partire, gli appalti che cominciano ad avere problemi a causa della crisi, insomma ci sono delle oggettive difficoltà, ma bisogna anche prendere atto di quello che il turista vede, e ieri ne ho avuto prova e riprova, insomma abbiamo fatto tanto. E i turisti poi possono apprezzare anche le manifestazioni che ci sono d'estate. Finalmente siamo in un contesto, no, di ripartenza degli eventi, già l'anno scorso in realtà, ma quest'anno si vede proprio in giro moltiplicarsi di iniziative. Sì, qui devo ringraziare i volontari soprattutto, che stanno organizzando delle cose belle sul territorio, un po' ovunque. C'è stata l'altro giorno anche a Caracò e Cimai, che poi per via del tempo l'hanno fatta nel santuario di Santa Maria delle Grazie. C'è stata la manifestazione organizzata dai Vigili del Fuoco all'Aste, la Marena e Titabiei. L'associazione Borgo Sottogura organizza sempre delle cosine carine, soprattutto a Sottogura, ma ripeto anche l'altro giorno a Santa Maria. E gli alpini, adesso ci aspettiamo la classica festa alpina che è stata sospesa per 2 anni. Insomma, si ricomincia anche a vivere anche con questa pandemia e con queste situazioni che ci hanno visto bloccati gli anni scorsi. Io sono ottimista, cerchiamo di esserlo tutti. Ho anch'io un'attività con tutti i suoi problemi annessi e connessi, vivo anch'io momenti che non sono più quelli di qualche anno fa, quindi prendiamo atto che il mondo sta cambiando velocemente, il clima sta cambiando velocemente, cerchiamo di fare quello che possiamo, ma bisogna comunque portare un po' di ottimismo. Molti sindaci, ma non solo, dicono si vive sempre un po' gestendo un'emergenza dietro l'altra, specie negli ultimi anni, insomma, no? Ce ne sono state sicuramente, però poi c'è anche la parte di programmazione, di ricerca delle risorse per
opere per operazioni di vario tipo, insomma, voi qui avete delle possibilità di finanziamento particolari mirate. Sì, noi abbiamo la fortuna di essere comune di confine, quindi il Fondo Comuni di Confine ci dà grandi opportunità, 500.000 euro all'anno da mettere sul territorio, abbiamo i fondi strategici dello stesso Fondo Comuni di Confine, abbiamo questo progettone importante chiamato Marmolada UNESCO su Malga Ciapela, che assieme all'impianto nuovo di risalita della Padon, della società Padon, andrà di pari passo e sarà anche quello un input importantissimo per Malga Ciapela, che deve rivivere, deve ritornare a vivere in maniera importante, perché la località è famosa ed è altrettanto sottovalutata. Molti mi dicono: arrivi a Malga Ciapela e hai la sensazione di essere indietro di 20-30 anni. È vero, perché è rimasta ferma. Ci manca il collegamento fra la funivia e l'impianto del Padon. L'impianto nuovo della società andrà a coprire questo gap, questa mancanza, e il nostro progetto, struttura polifunzionale, parco giochi, kids park, asilo sulla neve, tapis roulant per i bambini, andrà ad aiutare proprio un progetto unitario di sviluppo di Malga Ciapela. Abbiamo in mente anche, si sta procedendo con la progettazione, il centro di protezione civile a Rocca Pietore, perché io credo che dopo Vaia abbiamo scoperto quanto deboli siamo, ma anche quanto poco organizzati eravamo, perché siamo stati bravi, abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, ma in poco posto, nel municipio, con un'accessibilità di Rocca Pietore difficile per i mezzi che arrivavano. Qui nella sala consiliare c'era il centro di coordinamento dei vigili del fuoco, ma era angusto, piccolo, facevamo fatica a parcheggiare i mezzi, insomma ci siamo trovati con delle mancanze importanti. Il centro di protezione civile, dove si raggrupperà tutto quello che può essere proprio il motore dell'emergenza, compreso, io spero anche di riuscire a vedere dentro un ambulatorio appunto di emergenza, oltre che un atterraggio per l'elicottero, la sede dei vigili del fuoco, la sede dell'ambulanza, la sede del gruppo di protezione civile, insomma tutto quello che serve qui sotto a Rocca Pietore, con finanziamenti soprattutto che arrivano dalle donazioni che abbiamo avuto post Vaia, alcune importanti, molto grosse. Ricordo 200.000 euro dalla Cassa Rurale, dalla Fondazione Cariparo, Cassa Rurale Padova Rovigo, 200.000 euro dalla Fondazione Cari Verona, 200.000 euro dagli Alpini, ANA Nazionale, fra i 550 e i 600.000 euro di donazioni private, le piccole donazioni che ringrazio sempre. E credo che sia anche un buon modo questo di rispondere a chi ci ha dato dei soldi, quindi un centro di protezione civile. Abbiamo anche un progetto grosso di asfaltature, sono fondi post-Vaia anche questi, soggetto attuatore sarà Veneto Acque, mi sono trovato da poco col dirigente, l'ingegnere Artusato, e abbiamo detto: lasciamo passare il momento estivo, il ferragosto, il momento clou della stagione, e poi si dovrebbe partire su tutte le frazioni con un progetto di asfaltatura, ne abbiamo bisogno. Poi c'è da finire una cosa che sta diventando un po' quasi imbarazzante, il parco di Reombro, bellissima idea, io ritengo che sia una grande cosa quella, lavoro che ha trovato dei problemi a livello di progettazione, gestione e appalti, io credo che se riusciamo a sbloccare la burocrazia che c'è lì attorno a quel progetto, riusciamo a proporre qualcosa di veramente interessante. Sono 13.000 metri quadrati destinati non propriamente a un parco giochi, ma a una sorta di parco avventura, di parco emozionale, soprattutto per bambini e chiaramente le loro famiglie. Questo a Bosco Verde.
che poi si collegava idealmente a quello di Masarè, al parco della Busa, bellissimo anche quello, finito, gestito, e doveva esserci in mezzo la pista ciclabile che ha avuto dei grossi problemi con Vaia, ma che stiamo tentando di recuperare un finanziamento importante dal Fondo Comune di Confine di 2 milioni per poterla ripristinare. L'idea che avevo in testa io e la mia amministrazione era quella di collegare la parte alta del comune con la parte bassa in maniera importante turisticamente. Quindi molti molti interventi. Grazie per averci accolti quindi qui a Rocca Pietore. Grazie a voi. E quindi ci vediamo alla prossima tappa.